Ben arrivati in un nuovo video determinati, detersivi dell'ultimo periodo. In realtà ci sono molti prodotti che io avevo iniziato addirittura a inizio estate, che ovviamente ho terminato. Di un qualcosa vedrete la confezione vuota, che così smaltisco, però ho il prodotto in utilizzo che ho travasato all'interno del mio dispenser del detersivo, però appunto mi sono fatta un'idea, quindi ve lo vorrei recensire. Direi che in generale è un video dedicato ai prodotti per la lavatrice, fatta eccezione di un prodotto che con la lavatrice non c'entra niente. Emulsio, ho terminato questo prodotto che è il detergente disinfettante bagno e cucina. Questo è un presidio medico chirurgico, rimuove lo sporco in profondità ed è della linea Igiene. Allora, questo prodotto io in realtà l'ho acquistato, sì, appunto con la funzione di disinfettare eventuali superfici e o cose, ma da utilizzare in particolar modo per quanto riguarda le corde del balcone, quindi la parte esterna anche del mobiletto del balcone, lo stendino che tengo sul balcone, quindi per queste cose qui, specialmente dopo piogge, dopo tanto che magari appunto c'è vento e quindi magari non riesco a stendere nei fili, quindi ciclicamente è una cosa che non voglio dirvi che utilizzo tutti i giorni, però ecco, siamo lì. Mi è durato tantissimo, sono un 500 ml di prodotto, questo appunto nasce come disinfettante da utilizzare anche su superfici del bagno, ad esempio. Personalmente l'odore del disinfettante, di prodotti proprio disinfettanti, lo patisco un po', nel senso che mi dà proprio quell'odore di fastidioso. Cioè, per paradosso, prediligo di più l'odore della candeggina, per quanto comunque tutti e due siano degli odori abbastanza intensi, però l'odore disinfettante non mi aggrada. L'ho finito, in realtà non vi so dire se lo riacquisterei di questi prodotti in base a quello che trovo scontato al supermercato o nei negozi detersivi acquisto. Al momento ne ho uno che avevo preso da Esselunga scontato. Non mi ricordo però l'azienda, comunque uno di questi prodotti in casa c'è sempre, quindi questo qua l'ho finito, però appunto non credo di ricomprarlo. Ma passiamo ai prodotti per la lavatrice. Io direi di iniziare dai detersivi, andiamo per ordine. Questo prodotto che vi sto per far vedere mi era stato omaggiato con una box PR da parte dell'azienda. Sto parlando di questo detersivo per la lavatrice del marchio Tandil Eco. Questo è un marchio per la cura del bucato e della casa che si trova da Aldi, quindi proprio Aldi ha creato questo suo marchio, questa sua linea. Aldi a Genova non c'è, quindi io non ho avuto modo poi di andare a vedere quali altri prodotti ci sono in gamma. Di quelli che ho provato vi ho fatto comunque le varie recensioni. Mi sto trovando molto bene con i guanti, che sono ancora integri, fantastici, molto bene con il sapone, quello per i piatti, e non mi ricordo che altri prodotti ci fossero. Questo forse un qualcosa relativo ai pavimenti che devo ancora usare, non mi ricordo, però ecco, erano più o meno 4-5 referenze quelle che avevo ricevuto. Questo in particolar modo appunto è un detersivo lavatrice con tensi attivi biodegradabili provenienti da fonti rinnovabili. È un 30 lavaggi, efficace a basse temperature, senza coloranti. È un'ecoricarica da 1,5 litri, qua al suo tappino. Io questo qua mi ci sono trovata molto bene, vi devo dire la verità, l'ho utilizzato per lavaggi tendenzialmente a 40 gradi dei capi colorati e scuri, l'ho utilizzato tutta l'estate, quindi in realtà ne basta anche veramente molto poco, forse ci ho fatto qualcosina in più dei 30 lavaggi e mi sono trovata bene. Forse l'unica cosa che non mi fa impazzire è proprio questa profumazione che ha, che in realtà è più una profumazione un pochettino più tra il fiorito e il fresco, però non c'è una nota prevalente che sui capi non rimane, quindi ecco, solo una cosa di quando versate nella lavatrice il prodotto, però sui capi assolutamente non rimane. È un prodotto col quale mi sono trovata bene, vi ripeto, io qua Aldi non ce l'ho, di certo, ecco, non è che parto da Genova alla ricerca dell'Aldi più vicino, però se avete un Aldi vicino, l'avete visto, eravate alla ricerca di una recensione su questo prodotto che appunto è della linea Eco,
Io vi ho detto la mia. Altro prodotto che ho terminato, ma in realtà non è finito, l'ho soltanto travasato ormai un mesetto e mezzo fa all'interno del suo dispenser, ma ne ho ancora, però intanto posso dirvi quello che ne penso. Spuma di champagne, lavatrice nero puro. Questo è un'azione ravviva colori scuro, funzione anche igienizzante. Sono 1,620 litri di prodotto. Io questo qua l'avevo preso in offerta, forse da Acqua e Sapone o Risparmio Casa. Mi ricordo solo di averlo pagato 2,50 €. Su 2,50 € ne sono sicura. Trovo che sia un prodotto per capi neri molto valido. Onestamente i capi scuri sono rimasti tutto sommato, ecco, sempre uguali. C'è da dire che comunque sono cose che sono anche abbastanza nuove, quindi sicuramente questo fa quel quid in più magari rispetto a un prodotto che non è specifico per capi neri, però appunto non è male, lava bene e io utilizzo comunque sempre l'Ace Gentile di supporto con i detersivi. Però appunto non è male, formula concentrata, efficace anche a freddo. Io solitamente faccio lavatrici a 40 gradi, quindi con i 40 gradi si comporta benissimo. Dentro di un altro prodotto di spuma di champagne, questo è un ammorbidente che, vi dico la verità, non mi è piaciuto. Questa è la versione abbraccio delicato per pelli sensibili, 30 lavaggi, profumo lunga durata, dermatologicamente testato. Allora, la profumazione in realtà è molto gradevole, forse ci sento un pochettino di più la fava di tonka, perché appunto note di testa mughetto, note di cuore magnolia, note di fondo fava di tonka, ma la fava di tonka ha una profumazione che di per sé è bella, bella strong. Sicuramente delicato, indubbiamente la profumazione rispetto ad altre spuma di champagne, in particolar modo fresca rugiada, non l'ho trovata così persistente, ha fatto quello che doveva fare, però onestamente questo qua non lo riacquisterei. Ma questa è stata una grandissima e piacevolissima riscoperta per me, tanto è vero che voglio monitorare le offerte e quando lo ritroverò scontato al prezzo al quale io questo l'avevo acquistato, quando l'avevo acquistato, probabilmente ne comprerò due. Mon Amour, io che non utilizzavo il Mon Amour erano anni, come mai Serena? Non lo so, in realtà avevo voglia di sperimentare altro, c'è da dire che spesso lo trovavo magari in offerta, quello piccolino, comunque a dei prezzi non tanto convenienti. Questo qua è un 54 lavaggi, maxi formato, la profumazione, la mia mitica blu mare, e l'avevo acquistato, me lo ricordo, da Esselunga, scontato al 40% pagandolo 2 €, quindi questo maxi flaccone da 1,350 litri che mi è durato tantissimo. L'unico difetto, se gli devo dire proprio un difetto di questo packaging, è che se voi pensate di rovesciare così l'ammorbidente nella vaschetta, lasciate stare, fate danno. Io ho utilizzato il tappo come dosatore, perché altrimenti era assolutamente impensabile. Guardate, ce n'è ancora un cicinin. Era... non tantissimo, proprio un cicinino, cicinino, ma noi non buttiamo via niente. Facciamo che lo chiudo e lo lascio così e dopo me lo vado a mettere in lavatrice per quella che attaccherò nei prossimi giorni. Quindi sto così, finirò di registrare il video così. Per me riscoprirlo è stato un super piacere, perché comunque questo ammorbidente ammorbidisce, profuma i capi senza che io avessi la necessità di utilizzare un profumo a biancheria, ne basta pochissimo, capi morbidi, profumati, quindi con la mia durezza dell'acqua e la mia lavatrice che, poverina, specialmente ieri l'ho messa a durissima prova, mi ha dato grandissime soddisfazioni, quindi lo riacquisterò sicuramente. Fatemi sapere, nel caso in cui lo abbiate provato, se ne vale la pena acquistare anche il profumatore, sempre della linea Mon Amour, perché l'ho visto, in realtà è andato quella volta anche lui scontato, però non l'avevo comprato. Però se ne vale la pena, magari appena finisco l'ammorbidente che ho in uso e becco tutto in offerta, li riacquisto, anche perché in realtà scorte le sto finendo tutte. Quindi questo qua
col Mon Amour. Se vi piacciono le profumazioni fresche di pulito, andate sul sicuro. Ora facciamo che tolgo il tappo, vado a rovesciare quello che è finito qua nella lavatrice e continuo col video. Proseguiamo con gli ultimi due prodotti. Partirei da, appunto, dato che abbiamo parlato di profumatori per la lavatrice, da questo prodotto che mi fu inviato sicuramente un anno fa. L'avevo messo da parte, ma vi avevo detto che volevo smaltire tutti i profumatori per il bucato che ho in casa. Cosa che sto facendo? Ho terminato questo di Soft Soft. Questo è un profumo concentrato per il bucato alla profumazione Winter Fresh. 200 ml di prodotto. Questo profumatore per il bucato mi è piaciuto tantissimo. Punto primo, ne basta poco. Punto secondo, ha un profumo che mi piace molto. Vediamo un po' come potrei definirvelo. È una profumazione fresca, di pulito, però ci sento un po' quella nota un po' pungente che non vi saprei dire di che cosa. Vediamo se c'è scritto. Chi lo sa? No, non lo so. Dovrei andare sul sito a vedere se magari mi dà le note di questo profumatore, magari ve le scrivo qua sotto nel caso in cui io le riesca a recuperare, ma soprattutto la cosa di cui mi ha stupito è il fatto che effettivamente è persistente sui capi. Le volte in cui scendevo in casa vi lascio immaginare proprio il massimo della profumazione. C'è da dire che questo io non l'ho mai usato, cioè lui lo usavo da solo e lenzuola, asciugamani, capi, vestiti, tutto profumato di questo prodotto anche nei giorni senza che utilizzasse alcun tipo di prodotto in aggiunta, quindi ecco, specifica che ho fatto. Questo magari l'ho utilizzato, esempio, con prodotti del genere o magari con degli ammorbidenti di cui sapevo la profumazione essere veramente inesistente, magari anche di cui vi ho già recensito, perché in realtà non è che a ogni lavaggio io utilizzo il profumatore per il bucato, quindi questo qua l'ho smaltito lungo tanti mesi. Mi è piaciuto tanto. Se dovesse capitare l'opportunità di trovarlo da qualche parte, e ora non credo perché sono piena di profumatori ancora, però magari lo riacquisterei. Quindi nel caso in cui siate alla ricerca di un profumatore per il bucato, sappiate che questo non è male. Ultimo prodotto, questo purtroppo posso dirvi senza lode e senza infamia, nel senso che non ho notato cose diverse. Sto parlando del Cura Lavatrice profumato della Sweet Home Collection. In particolar modo io ho preso quello al muschio bianco. Vediamo se si vede. Ok, questo qua. Questo va utilizzato una parte per lavare, diciamo, la vaschetta del detersivo e la restante parte da inserire nella lavatrice, nel cassettino della lavatrice. Avviate un lavaggio a vuoto. Io lo faccio sempre a 90 gradi senza la centrifuga e va a pulire la lavatrice. Questo appunto è un cura lavatrice che va a prevenire e diciamo ripristinare dove ovviamente può, perché nessun cura lavatrice fa miracoli, tutte le parti metalliche e le guarnizioni. Personalmente, perché lo definisco senza lode e senza infamia? Perché qua parla di cura lavatrice profumato, io non ho percepito nessun odore nella lavatrice una volta aperta, tantomeno quello di muschio bianco, quindi è un prodotto che io avevo acquistato scontato a comunque veramente poco, però a prezzo pieno al suo costo, quindi non ho trovato quel plus, diciamo così, da dire ok, acquistate questo, spendeteci qualcosina in più, ma quando aprite l'oblò della lavatrice dopo il cura lavatrice vi rimane questo odore meraviglioso. No, non ho avuto la benché minima percezione di questo profumo, come c'è scritto qua. Quindi personalmente è un prodotto che non mi sento di consigliarvi. Fine, questi sono stati i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo, nell'ultimo mese, mesi, perché poi alcuni prodotti vi trascino durante il corso del tempo. Fatemi sapere se già li conoscevate, se c'è qualche prodottino che avete voi da consigliarmi che io prendo nota, anche se comunque un po' di cosine da smaltire nel mentre le ho. Spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!